tutti, sono Barbie Xanax e oggi vi parlerò di un film richiestissimo e sto parlando della recensione di Roma, il film candidato a ben 10 premi Oscar come miglior film straniero, miglior sceneggiatura originale, miglior attrice protagonista, non protagonista, montaggio sonoro, fotografia e scenografia. Il film è diretto da Alfonso Cuarón, molto probabilmente dallo stesso regista avrete visto Gravity. Preparatevi, in moltissimi mi avete richiesto un'autopsia delle mie su questo film ed eccoci qua, sarà un video abbastanza approfondito e spero vi possa essere utile, a prescindere che voi abbiate apprezzato o meno il film, spero vi possa essere utile per capire qualcosa in più e magari anche per capire, magari anche non condividendo, i motivi di tutte queste nomination. Spero quindi che questo video vi piaccia, nel caso fosse così fatemelo sapere con un like, un commento oppure ancora condividendo questo video. Per scegliere i prossimi video seguitemi su Instagram, lì molto spesso analizzo alcune scene, vi parlo un po' della regia di alcuni film, il punto è che faccio tutte quelle cose che non posso fare su YouTube per via del copyright. YouTube in continuazione mi demonetizza i video, o per le tematiche, o per una cosa o per l'altra, quindi è un po' complesso. Nel caso vi andasse di sostenere il mio canale potete farlo iscrivendovi, mettendo like, lasciando dei commenti, seguendomi su Instagram, oppure ancora potete utilizzare il mio codice sconto su Pumpling, il codice SGHICCIO, che vi farà ottenere il 15% di sconto su delle magliette, dei calzini, tema serie TV e film, oppure ancora ho la mia linea di tazze ispirata a film e serie TV, vi lascio il link qui sotto, spero vi piaccia qualcosa. Grazie mille in anticipo, in qualsiasi modo deciderete di sostenere il mio canale, anche semplicemente con un like o un commento, sono tutte cose che mi aiutano tanto, quindi grazie mille, ma iniziamo subito a parlare di Roma. La protagonista del film è una ragazza che si chiama Cleo ed è la giovane domestica a casa di una famiglia benestante. Questa famiglia vive a Città del Messico, precisamente nel quartiere Colonia Roma, da cui prende il nome il film. Cleo e la sua datrice di lavoro sembrano due donne molto differenti tra loro, ma la vita le porterà a vivere delle esperienze simili e questo le unirà sempre di più. Come mai, cosa accadrà? Lo scoprirete guardando il film, io non vi faccio spoiler, almeno fino a un certo punto, poi inizieranno gli spoiler, ma iniziamo a parlare di Roma. Allora, chiariamo immediatamente una cosa, siete liberissimi di dire che a voi non è piaciuto, che è annoiato, a un film d'autore. Questo appellativo molto spesso viene utilizzato come simbolo di qualità, non è precisamente così, a volte viene utilizzato d'autore come per tutti quei film che sono fatti da dei registi molto acclamati, molto consolidati, tipo Clint Eastwood, Tarantino, ma non è sempre così. Secondo me qui, in questo caso, è effettivamente un film d'autore, visto che Alfonso Cuarón ha seguito il progetto proprio dall'inizio, si è occupato della regia, della fotografia, del montaggio, del scrivere la sceneggiatura, praticamente qualsiasi cosa. Il film è però un po' da festival, a volte d'autore vuol dire anche qualcosa non commerciale, e commerciale si intende per un largo pubblico. Per un largo pubblico vuol dire che un film deve essere un po' accessibile a tutti, in maniera un po' immediata, deve stare a dei ritmi dati dal pubblico e non dati dal film stesso. Il film d'autore invece può fare un po' come vuole, quindi può seguire dei ritmi personali, tra mille virgolette, del film, e ci può stare che qualcuno di voi possa averlo trovato troppo criptico, non riuscire a capire dove voglia andare a parlare il film, oppure ancora noioso. È nella vostra libertà parlare della vostra esperienza spettatoriale, non siete dei critici che siete obbligati a vedere qualsiasi film, non siete dei critici obbligati a analizzarlo, andare oltre, siete degli spettatori e siete liberissimi di vedere quello che vi piace e scegliere dei film in base al genere che vi piace, al tipo di film che vi piacciono, è nella vostra libertà. Quindi non dividete le persone in ok, ti è piaciuto quel film, allora capisci tutto, non ti è piaciuto, non capisci niente, perché dipende molto dalle argomentazioni, da cosa vede dietro il film. Un film può essere considerato un ottimo film tecnico, però possiamo dire tranquillamente quel film non mi piace, non mi ha intrattenuto, e ci sta. Secondo me Roma è un ottimo film, però a prescindere che vi sia piaciuto o meno, spero che questo video vi possa aiutare a capire come mai l'Academy abbia visto tante cose positive in questo film. E poi continuare vuol dire che magari a voi è annoiato, cioè la cosa non cambia, ecco. Iniziamo subito a parlare del film e ci saranno degli spoiler. Roma è un film in bianco e nero e questo probabilmente è una delle prime cose che vi colpirà, ma tutto il film Roma viene visto sotto il punto di vista dell'attrice protagonista, ovvero Cleo. Lei è interpretata da un'attrice non professionista, non sempre gli attori non professionisti sono bravi, diciamolo. Abbiamo visto il film come per esempio Attacco al treno di Clint Eastwood, dove c'erano degli attori non professionisti in cui si vedevano tutti i loro limiti, insomma, sono degli attori non professionisti, l'essere attori è un lavoro e insomma c'è chi è più portato e chi meno. Gia Lisa è molto brava in questo film, intanto da essere candidata agli Oscar, lei ha risposto a un annuncio che ha trovato in giro per quanto riguarda questo film e addirittura è andata al provino facendosi accompagnare dalla madre perché aveva paura fosse un finto provino per in realtà nascondere un traffico di esseri umani. È molto diffuso anche nei paesi diciamo considerati innocui,
non pericolosi il traffico di persone, soprattutto per quanto riguarda di donne e bambine, quindi delle donne, delle ragazze che si presentano a un provino per modella eccetera eccetera, e molto spesso vengono rapite o circuite e poi schiavizzate e indotte alla prostituzione. Fortunatamente per Realiza questo non era il caso, ma la sua sembra un po' la storia di Cenerentola, e questa cosa sicuramente verrà molto spinta all'interno della serata degli Oscar. Secondo me, soprattutto sul red carpet, la sua storia di Cenerentola un po' ruberà la scena alla storia di Cenerentola di Lady Gaga, che insomma in A Star Is Born si racconta un po' questa storia che ricorda molto la storia di Lady Gaga. Secondo me Realiza non ha le possibilità di vincere un Oscar, però già la storia di per sé è un film. Tutto il film noi lo vediamo dal punto di vista del suo personaggio e lo capiamo bene da vari frammenti per quanto riguarda la narrazione. Molto spesso sentiamo frammenti di frasi, di parole, e non capiamo bene, non ci viene spiegata nel dettaglio la situazione familiare della famiglia per cui lavora. Questo punto di vista è limitato, in cui Cleo ascolta alcune frasi, poi viene mandata via perché deve fare delle commissioni. Noi siamo Cleo e la regia ce lo fa capire in varie maniere, come per esempio durante l'ultima scena per quanto riguarda il mare, in cui lei sta quasi per annegare, non sa nuotare, e noi vediamo la macchinetta presa coperta dalle onde in certi momenti, esattamente come si sente lei. Ma lo vediamo ribadito anche per esempio quando mette al mondo sua figlia nasce morta, e noi vediamo la scena con lei in primo piano e sullo sfondo, sfocata, fuori fuoco, vediamo la neonata. Noi, esattamente come Cleo, non riusciamo a capire cosa stia succedendo, sentiamo i dottori ma non riusciamo a vedere chiaramente lei perché è lontana, ma noi ugualmente come lei perché è fuori fuoco. Anche quando per esempio il suo fidanzato lo abbandonerà, quando sa dell'aver messa incinta, noi siamo esattamente come Cleo, rimaniamo lì all'interno del cinema e non capiamo bene cosa stia accadendo, fino a quando insomma anche lei non si rassegna a tutto ciò. Rimaniamo lì a aspettare, rimaniamo lì a vedere i titoli di coda, poi usciamo e siamo lì con Cleo, e solo lì capiremo con lei che lui in realtà se n'è andato. In genere altri film avrebbero ripreso lui che sgattaiola, se ne va via eccetera eccetera, invece qui noi siamo limitati proprio dal punto di vista di lei. Questa è una cosa interessante, perché in genere le regie, per farci entrare in connessione con un personaggio, molto spesso utilizzano altri mezzi come la soggettiva, quindi noi vediamo effettivamente quello che vede il personaggio, come se fossimo negli occhi del protagonista. Qui invece è un po' diverso, noi abbiamo le stesse informazioni di Cleo, non di più. Una cosa rara. Il film è candidato sia per la migliore regia così come per la fotografia. Come avrete visto, il film è in bianco e nero, e non è una cosa molto semplice. Il bianco e nero viene un po' sottovalutato, ma ci sono vari tipi di bianco e nero. Ma il bianco e nero diventa molto difficile per quanto riguarda la fotografia, quindi la luce. La fotografia in breve sarebbe come illuminare qualcosa, di più, di meno, eccetera eccetera. Io per esempio ho illuminato così questo video, nel caso spengessi questa luce oppure mi illuminassi solamente con una torcia da sotto il mento, sarebbe una scelta di fotografia, e si valuta quella. Il bianco e nero, soprattutto in questi contesti, è molto difficile, perché soprattutto in alcune scene vedete proprio dei giochi di luce che sono difficili da rendere, soprattutto in bianco e nero, perché risulta molto spesso piatto, cioè i grigi diventano troppo scuri, quindi il tutto diventa ancora più difficile. Ma il film secondo me ha un'ottima scelta per quanto riguarda il bianco e nero, ha dei fortissimi toni argentei, che non è un caso. Il film cita molto il cinema, sia quando vediamo la protagonista che è dentro il cinema, decide di entrare, oppure ancora quando la famiglia sta vedendo la televisione, ma però non cita il cinema anche in maniera indiretta, come per esempio questo utilizzo del tono argento. Non è un caso, perché diciamo i vecchi film, quelli che prima erano in bianco e nero, venivano fatti con la pellicola, e la pellicola è composta proprio da toni di argento. L'argento era proprio quella sostanza che permetteva di imprimere, di rendere sensibile la pellicola alle impressioni, quindi creare effettivamente il film. Quindi se fate caso, i vecchissimi film, quelli proprio in bianco e nero quando non c'era il colore, erano fortemente argentei. Proprio per questo il cinema molto spesso viene chiamato silver screen. Il film è ambientato a Città del Messico, la stessa città di Cuarón, cita tantissimo il cinema del Sud America. Io non ne so tantissimo, però da quel poco che ho visto ho riconosciuto delle citazioni, poi magari se qualcuno di voi ne sa qualcosa di più può condividerlo qui sotto, è il benvenuto. Molti di voi hanno parlato, per quanto riguarda questo cinema, di neorealismo o di Fellini o di De Sica. Io onestamente non sono d'accordo con tutte queste cose. Ho visto molto di più, per esempio, la New Wave sudamericana. Tra gli anni 70 e 90 il Sud America ha vissuto un grande rinnovamento per quanto riguarda il campo cinematografico. Molti dei rinnovamenti riguardano anche dei cambiamenti politici di vari paesi. Per esempio in Cile mi sembra negli anni 70 c'è stata questa New Wave, un po' come è successa in Francia subito dopo la seconda guerra mondiale, ma c'è stato per esempio
esempio negli anni 90 in Argentina proprio questa new wave. Io avevo visto un film che è molto simile sotto alcuni aspetti a Roma, che si chiamava Bulimia. Ve ne avevo parlato 8 milioni di anni fa. Negli anni 90 l'Argentina vive questa specie di new wave che ricorda vagamente il nostro neorealismo, ma è un po' differente. Si parla delle storie degli ultimi, si parla di una macchina da presa che rimane lì immobile a testimoni di queste catastrofi e si utilizza il bianco e il nero. Insomma, ogni ondata cinematografica in ogni paese ha delle motivazioni molto spesso sia artistiche sia un po', diciamo, materiali. Quindi noi ci troviamo davanti a una storia che non racconta la storia che passerà, una storia di una nazione, quindi una storia collettiva, scusate sto ripetendo storia, ma ci troviamo davanti a una storia del singolo, una tragedia inevitabile e questa macchina da presa che rimane lì, testimone, senza poter far nulla al riguardo. Ma oltre alla fotografia ha ricevuto una nomination anche la regia. Come mai? Allora, la regia del Queen, Alfonso Cuarón, non si distingue per dei movimenti di macchina così particolari da attirare l'attenzione dello spettatore, tanto da dire, oh guarda la regia, ma è una regia abbastanza sottratta, che molto spesso si sviluppa in panoramiche, ovvero gira così, detto un po' alla buonissima. Nonostante ciò non vuol dire che non ci sia una costruzione dietro a questa scelta stilistica. La regia, come vi ho detto, rimane testimone nel registrare questa catastrofe inevitabile, ma anche questi movimenti che spesso sono così circolari vanno a rimarcare una struttura del film che è la stessa circolare. Roma inizia così, con un pavimento bagnato e un cielo che si rispecchia su questo pavimento, ma in realtà finirà esattamente nella stessa maniera, sempre con un cielo, sempre con un aereo che passerà attraverso questo cielo, ma anziché vederlo riflesso sul pavimento lo vedremo in alto. Il film ha questa idea circolare in cui nulla è cambiato, però in realtà sembra tutto cambiato, è un finto cambiamento in un certo senso. Ci ritroviamo sempre nella stessa situazione, ovvero con Cleo che è ancora la domestica a casa di questa famiglia ambiente, questa famiglia che è cambiata, però in definitiva per Cleo non è cambiato quasi niente rispetto all'inizio. Lei ha perso molte cose, aveva tante aspirazioni di cambiamento, di libertà, che vengono un po' incarnate da quell'aereo che passa sia all'inizio e sia alla fine del film, però in realtà non è cambiato niente. Lei sperava di avere una famiglia, di vivere l'amore di una figlia, di vivere l'amore di un fidanzato, però alla fin fine nulla di tutto ciò c'è stato. Nonostante il film all'apparenza possa sembrare abbastanza con un finale quasi consolatorio, in realtà secondo me non è così. Diciamo che noi lo vogliamo vedere così forse per via del nostro ottimismo sconfinato, un po' come l'ottimismo sconfinato di Cleo, che non vuole veramente vedere determinate circostanze, determinate situazioni. Noi sembra quasi che ci sia una complicità, un'amicizia per quanto riguarda queste due donne, quasi un senso di parità. In realtà questa parità non c'è, la gerarchia che divide queste due donne rimane ben saldo anche alla fine del film. Alla fine ritornano da questa vacanza, però Cleo rimane la domestica, mentre Sofia rimane la padrona di casa. Si è fatto spazio all'interno di questa casa molto grande perché il marito se n'è andato, ma nonostante ci sia nuovo spazio all'interno di quella casa, Cleo continua a non essere parte della famiglia, Cleo continua a essere la domestica. Infatti lei continuerà a vivere in quella piccola stanzetta con la sua amica, senza luce, senza un figlio, e anche privata dell'amore, quindi della vita privata in sé. Rimane solamente la vita lavorativa, che per Cleo molto spesso viene confusa quasi con l'amore effettivo di una famiglia. Infatti non a caso lei con la sua amica parleranno di come siano affezionate a questi bambini, bambini che non sono loro, di cui lei è semplicemente la domestica, nonostante questi bambini siano estremamente attaccati a lei. Tutto il film è un po' un'illusione di Cleo, ma è anche in parte anche la nostra illusione. Noi in continuazione vediamo Cleo illudersi, capiamo che qualcosa è impossibile e capiamo che tutto ciò che vediamo va letto in una maniera differente, ma nonostante ciò lei continua a illudersi. La vediamo per esempio in una delle scene iniziali quando c'è tutta la famiglia che perennemente la esclude, però nonostante ciò lei si sente molto coinvolta all'interno della famiglia, tanto quasi da trattare quei bambini come suoi. Lo vediamo quando ritorna il padre a casa, per esempio per la prima volta, che la chiude letteralmente fuori, esattamente come il cane. Oppure ancora la vediamo quando tutta la famiglia è lì in salotto, seduta sul divano a vedere la televisione, e lei si siede con loro in un cuscino per terra, ma non fa in tempo a sedersi che subito la famiglia le chiede di portare della camomilla, una tisana, e lei quindi viene richiamata al suo dovere e quindi anche alla divisione di qualcosa che non è, lei non fa parte di quella famiglia. Noi vediamo in continuazione illudersi, e molto spesso la vediamo illudersi in quei luoghi dell'illusione, guardando la televisione oppure ancora al cinema, quando va al cinema con il fidanzato, gli dice di essere incinta, lui gli dice non ti preoccupare, però in realtà scappa. Lei si è illusa di poter iniziare una famiglia, di poter creare questa nuova storia, ma in realtà non ha
avverrà mai. E un altro luogo dell'illusione, per esempio, è quando va a ritrovare il fidanzato che l'ha già mollata al cinema, e lei va lì in questo luogo mentre lui si sta allenando in questa arte marziale, che è bizzarro, quasi assurdo. Si illuderà di poter vivere effettivamente la storia d'amore. Infatti il fidanzato indossa praticamente due volte su tre la maglietta Love Is. In realtà non è quello che vivrà Cleo. Cleo in continuazione si illude di essere parte di qualcosa, o di poter essere qualcosa che in realtà non è, di poter avere accesso a un'altra vita che purtroppo non avrà. Come per esempio quando è nel negozio di mobili, vede questa culla bellissima, molto costosa, ma in realtà non può permettersela, non la comprerà e non avrà nemmeno il figlio. Cleo si illuderà anche di essere parte della famiglia, come per esempio quando è in vacanza con i bambini e la sua datrice di lavoro, ma in realtà sarà sempre quella che baderà i figli, anche quando rischieranno di annegare e la madre non si sa dov'è. Secondo alcuni il film dovrebbe incoronare il buon cuore di Cleo, scusate, lo dico alla francese, non so perché. Io sono abbastanza d'accordo con l'opinione di Zizek in merito, che dice che in realtà Cleo si illude in continuazione di cose che sono palesemente un'illusione, ma vuole crederci in maniera un po' cieca. Ma la regia come mai è stata candidata agli Oscar? Allora, la regia non è solamente i movimenti di macchina, ma è anche la costruzione dell'inquadratura. Noi molto spesso vediamo queste inquadrature che si basano sulla simmetria degli oggetti che dividono la macchina da presa, ma anche si gioca molto sui volumi. Cioè praticamente in continuazione queste scene che sono fisse, che sono divise secondo volumi, secondo profondità, proprio per dare profondità a delle scene che sono in bianco e nero e rischiano maggiormente rispetto che ai colori di risultare piatte. Ma parliamo di un'altra cosa. Il film ha dei tratti di realismo magico, quindi se lo volete avvicinare per esempio a De Sica, secondo me più che a Ladri di bicicletta ha più senso, secondo me, avvicinarlo forse a Miracolo a Milano, che è un film neorealista, ma neorealismo magico. Che vuol dire? Vuol dire quei film in cui ci sono dei contesti apparentemente realistici in cui ci sono delle cose irreali, ecco, e delle scene un po' particolari ci sono all'interno di questo film, come per esempio l'allenamento del fidanzato di Cleo, delle scene un po' bizzarre interpretate anche dal fidanzato della sua amica, che è un tizio stranissimo. Oppure ancora ci sono delle scene come quella del Capodanno, in cui c'è quest'uomo vestito di rami tentando di spegnere l'incendio, ed è una scena non realistica. Oppure ancora c'è un'altra scena verso la fine del film, quando sono nella vacanza al mare, in cui stanno mangiando il gelato e dietro c'è un granchio gigante. Il film molto spesso sottolinea la divisione, lo vediamo sia per la divisione in scene, per esempio della metà delle scene, metà il chiuso, metà l'aperto, metà luce, metà ombra, bianco e nero. Ci sono questi contrasti che si ribadiscono in continuazione, cioè per esempio nella scena di Capodanno, in cui la madre di Cleo le dice che lei è incinta, che morte e vita convivono, e indica un uomo che ha perso il figlio, e questo contrasto c'è in continuazione all'interno del film. C'è anche un contrasto di spazi, in continuazione verrà ribadito che Cleo e Sofia sono due donne diverse, hanno due origini differenti, per esempio due colori della pelle differenti, due estrazioni differenti, ma anche vivono in due spazi differenti. Cleo vive in una piccola stanzetta buia, l'altra invece vivrà in questa casa che noi vediamo perennemente molto illuminata. La regia gioca molto su questi contrasti, vita e morte, oppure ancora piccola storia personale come per esempio quella di Cleo e la storia generale che noi vediamo fuori dal negozio di mobili in quella scena molto bella, oppure la contrapposizione tra vita e morte. C'è quella scena per esempio dell'incendio in cui noi vediamo la macchina da presa inizia a fare questa panoramica, qui vediamo l'uccello, quindi l'acqua, simbolo della vita, qui vediamo il fuoco, simbolo della morte, vediamo qui non a caso i bambini che prendono l'acqua con i loro secchiali vicino alla fonte di vita e poi lì la morte. Il film ha dei dettagli secondo me molto interessanti, come per esempio ci sono dei dettagli per quanto riguarda la scenografia. Quando ci sono dei momenti di incertezza vediamo molto spesso degli oggetti di scena che sono storti, ci sono dei simboli che non sono tanto immediati, ovvero noi vediamo la protagonista che si toglie i vestiti insieme alla sua amica in quel momento in cui scopriremo la sua intimità effettivamente, che parla con l'amica dentro la loro stanzetta. Oppure ancora una scena simile la ripeteremo quando starà a letto con il suo fidanzato, quando forse concepirà questa bambina. Noi vediamo il fidanzato che è nudo e si mette lì a fare delle cose di arti marziali, mentre vedremo lei vestita che si copre sotto le coperte. Lì c'è una contrapposizione differente, Cleo è effettivamente nuda emotivamente ma non fisicamente, mentre dall'altra parte c'è l'esatto opposto, non sta condividendo un bel niente quel ragazzo, mentre invece fisicamente pure troppo. Noi capiamo subito che c'è un momento di incertezza in quel rapporto, perché dietro Cleo vediamo un quadro che è storto e vedremo degli oggetti di scena storti in tutti quei momenti di disagio in cui c'è qualcosa che non va, come per esempio quando Cleo confessa alla sua datrice di lavoro che è incinta. Noi vedremo Cleo che si siede sul divano e vicino a una lampada storta. Sono delle piccole cose che fanno percepire l'incertezza allo spettatore. Roma parla principalmente della tragedia di Cleo, ma quella non sarà l'unica tragedia
tragedia di cui parla Roma. Roma parla di tante tragedie, la tragedia personale, la tragedia collettiva politica che esploderà fuori dal negozio di mobili, ma parla di tante tragedie, come per esempio quella della famiglia per cui lavora. C'è quest'uomo che da subito si capisce che tiene più all'auto, che si sopravvaluta, esattamente come il fidanzato di Cleo, si sopravvalutano con le arti marziali, oppure ancora lui si sopravvaluta con questa macchina più grande rispetto alle sue aspettative, rispetto a quello che si potrebbe permettere, rispetto al proprio vialetto di casa. Vediamo lui che si lamenta, un po' incarna questa borghesia cieca, fa solo apparenza, ecco, l'apparenza della grande macchina ma in realtà non c'entra dentro casa, l'apparenza del dire a Clau quando sta per partorire vorrei entrare anch'io, ma quando gli dicono va bene entra, lui rinuncia. Questa famiglia così allargata che dovrebbe essere amore, però in realtà se ne frega altamente dei figli, anzi quando ritorna a casa sta lì a valutare millimetro per millimetro su come parcheggiare la macchina, mentre tutti i figli non vedono l'ora di abbracciarlo. E tutte queste sono tante piccole tragedie, ci sono anche le grandi tragedie di Cleo, che in continuazione crede di essere parte di questa famiglia, cosa che in realtà non è. E una delle tragedie la vediamo per esempio all'ospedale, quando lei sta per essere ricoverata e c'è la nonna di questi bambini, quindi si presume la madre di Sofia, che la compagna, in una idea di come si chiami di cognome Cleo, di quanti anni abbia, non sa nulla di lei, risponde no a tutto, e anche questa è una tragedia, perché in realtà Cleo non è mai parte di quella famiglia, seppur lei crede, e noi per primi crediamo quasi che siano parte, che siano pari, però in realtà non è così. Alla fine del film infatti la gerarchia sociale rimarrà invariata, Cleo continua a essere la domestica che vive in una stanzetta mentre la casa si allarga, e forse questa la rende una tragedia ancora più grande, perché nessuno in realtà tiene a Cleo, la sua amica un po' non è che l'aiuta particolarmente, quando il fidanzato la molla la padrona non gliene può importare di meno, il fidanzato la lascia e la famiglia di Cleo, la madre, sono lontane, quindi Cleo è letteralmente sola. Inoltre c'è anche la tragedia nella tragedia, ovvero Cleo sì perde questa bambina, però in realtà confessa alla fine del film, una delle scene più belle secondo me del film, che è proprio quella che entra a far parte del poster, che in realtà lei non voleva, non desiderava questa bambina, e quindi sente ulteriormente in colpa per la sua morte. C'è questa scena secondo me molto bella del loro ritorno a casa, del loro viaggio in macchina, in cui sono tutti da soli con la loro tragedia personale. Cleo per essere stata lasciata, per aver perso una bambina, per essersi conto di non averla mai voluta e quindi sentirsi doppiamente in colpa, come se fosse stato il suo non desiderio a farla morire. E ci sono tutti questi bambini che sono stati abbandonati dall'oggi al domani dal padre, che se n'è andato così senza salutarli, non vuole più avere niente a che fare con loro. Inoltre c'è anche il dramma personale di Sofia, una donna lasciata sola dal marito con 4 figli senza che gli dia il mantenimento, nonostante sia una donna molto educata, quindi con una scolarizzazione, è una biochimica. Il film sembra suggerire che nonostante l'estrazione sociale, purtroppo la vita, la direzione delle donne sia abbastanza tragica, giocano in un contesto in cui possono solamente perdere, possono perdere il marito e, come se non bastasse, vengono anche mollate lì con i figli. Il film, come vi ho detto, gioca molto su questo contrasto simbolico, sia sui piccoli simboli, quindi quei quadri storti eccetera eccetera, ma anche su altre cose non troppo immediate, come per esempio l'uomo fatto con il vestito di rami, ma ci sono altre scene interessanti, come per esempio quella del granchio. C'è quella scena che ricorda anche l'inizio e fine, morte e vita, c'è tutta la famiglia che sta lì mangiando il gelato con dietro questo granchio gigante e stanno parlando del loro divorzio. Sofia sta divorziando, Cleo è stata lasciata dal suo fidanzato, e dall'altra parte sul lato destro dell'inquadratura noi vediamo degli sposi, si sono appena sposati e stanno facendo le foto, quindi un matrimonio finito, 2 amori finiti, e dall'altra parte un inizio che magari potrebbe andare bene, però c'è sempre un inizio e una fine. È molto interessante secondo me come viene rappresentata la maternità. Diciamo che per esempio c'è quella che dovrebbe essere la madre di Sofia, che non si capisce bene chi sia la madre, sembra quasi un aiutante, lo capiremo solamente alla fine, quando siamo nel negozio di mobili, che in realtà è la madre di Sofia, insomma è la nonna di quei bambini. Non vediamo un rapporto, diciamo, amorevole tra lei e la figlia, anche il rapporto tra Cleo e la madre è complesso, è lontano. Quando viene espropriata la terra alla madre, che glielo dice l'amica di Cleo, Cleo non si sente di andare dalla madre a trovarla, non vuole instaurare il rapporto. Vediamo Cleo che in realtà dice di non aver desiderato davvero quella maternità, e vediamo anche Sofia che ha un rapporto complesso con la maternità dei suoi figli, gli vuole bene, però non fa tutte quelle piccole cose che invece vediamo che fa Cleo.
Cleo, non gli dà la buonanotte, non li abbraccia quasi mai, e quando stanno per annegare c'è solamente Cleo e non Sofia. E questa secondo me è una cosa interessante che vediamo, una maternità complessa sotto tutti i punti di vista, che viene resa palese in quella di Cleo, però in realtà un po' tutte sono complesse. Roma secondo me è un film complesso, ma non perché non è possibile essere capito, ma perché si sviluppa su vari livelli. Questo è quello che rende i film interessanti e molto spesso premiati, per esempio agli Oscar, eccetera eccetera. Ovviamente la prima cosa che vi colpirà di Roma sarà la tragicità e la bellezza dell'estetica delle inquadrature, perché è molto bello a livello estetico e la vita di Cleo è abbastanza tragica. Però man mano Roma vedrete e noterete tutti i vari livelli su cui gioca, tutte le varie storie, tutte le varie interpretazioni. La storia di Cleo è straziante, però man mano che voi approfondirete capirete che lo è sempre di più, è ancora più tragica rispetto a quanto crediamo. Rendere tutto una tragedia maggiore non è solamente il fatto che lei abbia perso una figlia e sia stata abbandonata dal padre di sua figlia, ma è proprio la mancanza di riscatto, tutto quello che poteva essere un riscatto per Cleo, quindi l'avanzamento sociale oppure ancora l'amore, l'affetto eccetera eccetera, non avrà niente. Ci sono tante piccole tragedie che man mano che penserete al film scoprirete, come per esempio i bambini che a tavola parlano di un soldato a cui hanno sparato in testa davanti a tutti, questi bambini abbandonati dal padre perché si è fatto un amante, genitori inaffettivi, ma anche il problema della divisione sociale netta che sembra impenetrabile, la possibilità di avere un avanzamento economico per Cleo sembra impossibile. Le storie dei personaggi sembrano delle tragedie segnate in cui è possibile andare oltre, è impossibile riscattare, e la regia può solamente testimoniare quello che sta avvenendo. Tutto ciò è pieno di contrasti, come vi ho detto, queste immagini bellissime con queste storie tragiche. Finito il film diventerà sempre più tragico man mano che pensate in maniera razionale a quanto il legame che noi abbiamo visto tra Sofia e Cleo all'interno del film sia filtrato dal cieco ottimismo di Cleo, che vede tutto ciò come una famiglia che l'ha accolta quando in realtà non è così, vede tutto ciò come un'amicizia quando in realtà la divisione rimane netta, e forse questo renderà il film ancora più tragico. Questo era tutto per quanto riguarda Roma, spero di avervi fatto notare qualcosa in più sul film. Purtroppo per motivi di copyright non vi posso analizzare scena per scena, non ve le posso mettere, mi dispiace un sacco, scusatemi. Se siete interessati a quelle cose, nel caso fatemi sapere, perché così al momento non è possibile. Spero di esservi stata d'aiuto, spero che questo video sia stato interessante, magari avete visto un lato interessante di Roma, pure se guardandolo non è stato particolarmente emozionante o intrattenitivo. Sono curiosa di sapere le vostre opinioni sul film, fatemele sapere qui sotto. Se siete rimasti fin qui, lasciatemi gli emoji del granchio, come il granchio gigante, oppure scrivendo granchio. Grazie mille ancora per aver visto questo video, spero vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!